Benvenute nel mio mondo creativo. Allora, io ho pensato di fare un set cucina con il soggetto la gallinella, proprio perché andiamo verso, diciamo, le festività della Pasqua, ma sarà sempre un soggetto simpatico e carino da tenere in cucina. Come avete visto già dal titolo, oggi andremo a trattare lo strofinaccio e poi comunque voi potete anche cambiare il soggetto, invece di mettere la gallina potete anche mettere un altro animaletto, un cuore, insomma, quello che più vi piace. Allora, la presina che già è stata, diciamo, messa nel canale, io comunque per comodità, rimetterò il cartamodello anche qui nell'info box di questo tutorial qui. Però è la stessa identica gallinella. Allora, salterò alcuni passaggi perché sennò il tutorial viene troppo lungo. Se avete dubbi potete riandare a controllare anche l'altro. Comunque diciamo che vi faccio vedere sempre man mano tutti i passaggi, eh? Non vi preoccupate perché a me le cose fatte di fretta non piacciono e quindi ci vuole un po' di pazienza. Comunque potete vedere un pezzetto, stoppare, ri rivedere, insomma, preferisco fare un tutorial un po' più lungo che quelli brevi e di corsa, perché il cucito purtroppo va fatto con amore, con precisione e tempo. Le cose di corsa è meglio lasciar stare. Allora, avremo comunque bisogno di il cartamodello, i tessuti. Noi riutilizzeremo quelli già che avete visto perché faremo, come ho detto, già un coordinato. Quindi, gli stessi. Diciamo i stessi tessuti, però abbiamo il canavaccio che potete utilizzare già uno pronto se lo trovate nella stessa tonalità che va bene. Poi andiamo a togliere targhette e questi nastrini che mettono per appendere, oppure comprate questo qui a nido d'ape che per asciugare le mani è ottimo secondo me. Quindi o acquistate il nido d'ape oppure utilizzate un canavaccio già pronto. Poi avremo bisogno per il canavaccio anche di una striscia alta, sempre nella tonalità giustamente coordinato, 15 cm per 1,10 m. Io poi per rifinire ho scelto di mettere un nastrino di cotone e poi il panno lence per i vari accessori, insomma, della gallinella. Quindi bando alle ciance, accendiamo i motori e iniziamo a lavorare. Allora si parte dalla gallinella. Prendiamo il tessuto fantasia, quello che andrà all'esterno. Posizioniamo il cartamodello. Allora, prima di tutti, i due rettangoli vanno dritto su dritto. Poi il cartamodello va a filo tessuto. Fissiamo sempre con gli spilli e andiamo a prendere con una matita il perimetro della gallinella. Sul cartamodello troverete un pallino che identifica dove va l'occhio, il becco e la cresta. Quindi noi lo riportiamo anche qui in modo tale che ce lo ricordiamo. Poi alziamo il cartamodello e fissiamo i tessuti. Allora, togliamo il cartamodello che non ci occorre più. A questo punto noi dobbiamo andare a fare una cucitura dritta, ma cosa facciamo? Dobbiamo mettere la cresta che abbiamo già tagliato e misuriamo la distanza dal segno del bordo della nostra gallinella, una distanza di 1,5 cm, e facciamo un segno.
A questo segno qui dovrà partire la nostra cresta, che metteremo dalla parte più alta, quindi dalla parte più alta della cresta al segno fra i due tessuti, lasciando fuori qualche millimetro. Allora, fissata la cresta, adesso noi sappiamo che dall'estremità dei due segni sono 18 centimetri, quindi la metà è 9. A 9 centimetri andremo a mettere il laccetto. Quindi pieghiamo un laccetto che è lungo 16 centimetri, lo pieghiamo a metà, lo inseriamo dentro. Adesso misuriamo i 9 centimetri. Prendiamo un segno e a quel segno noi ci fissiamo il laccetto. Allora, arrivati a questo punto, andiamo a fare una cucitura dritta alla macchina, sottomacchina. Effettuata la cucitura, andiamo a rifilare questo qui, cresta e laccetto, togliamo gli spilli, apriamo e adesso andiamo a dare una stiratina per schiacciare la cucitura. Ecco qua. Perfetto, allora dopo che abbiamo dato una bella schiacciatina andiamo avanti, prendiamo l'imbottitura, questo che abbiamo appena cucito, poi prepariamo la fodera interna. Allora intanto questo lo mettiamo da parte. Allora, tessuto per l'interno, carta modello. Prendiamo tutto il perimetro. La cosa importante è cioè segnare la metà, perché questi punti dovranno coincidere con la cucitura. Quindi togliamo il cartamodello. Riprendiamo imbottitura e tessuto che avevamo già preparato, lo mettiamo questo segno con cucitura e questo segno con cucitura, ecco qua. Perfetto. No, è al contrario, scusate. Ecco qua. Allora, una volta sistemato, prendiamo gli spilli e andiamo a fissare i tessuti. A questo punto andremo ad effettuare una cucitura tutta intorno, lasciando qui sotto 7 centimetri per poter poi svoltare il lavoro. Sottomacchina. Allora, cucito, adesso andremo a togliere l'imbottitura proprio vicino alla cucitura. Allora, ho tolto l'eccesso dell'imbottitura. Adesso andremo a tagliare la stoffa a mezzo centimetro dalla cucitura. Così farà meno spessore dopo. Qui, fatto ciò, andiamo a svoltare. Allora, giriamo
bene il tutto. Adesso effettuiamo sulla parte della cucitura un punto dritto a macchina, sottomacchina. Allora, fatta la cucitura, adesso abbiamo messo anche all'interno, qui sotto era aperto, all'interno il tessuto fissato con gli spilli, ma quello non serve cucirlo adesso perché poi si chiuderà quando andremo a fare la ribattitura. Quindi adesso andiamo a fissare i vari pezzi, quindi il becco. Spillo. Questi che io l'ho fatti a mano senza cartello. Spillo. Poi i laccetti, quelli 15 per 4 cm e mezzo, ripiegati su loro stessi, li pieghiamo a metà, questi faranno la coda. Ecco qua. Allora, 1 e 2 li mettiamo qui alla parte opposta del becco. Ecco qua. E li fissiamo anch'essi. Oh oh. Ci metto una molletta, va, che fa spessore, preferisco. Ecco qua. Molto bene. Ecco fatto. Allora, la gallinella è pronta. Io direi di abbassare un po' il becco. Ecco qua. Scusate, ma così è più carino. A questo punto metto una pinzetta anche qua. Ecco fatto. Allora, ci siamo quasi, eh? Allora, questa adesso che è quasi pronta, manca solo l'aletta che la metteremo dopo. Adesso l'appoggiamo da una parte e iniziamo a lavorare lo strofinaccio. Non sciogli lingua per me. Allora, prendiamo lo strofinaccio. Andiamo a togliere questo che non occorre. Quindi nella parte bassa andremo a lavorare con il voilà. Quindi adesso andremo a fare l'orlo ai lati corti, quindi piegheremo di un centimetro e poi un centimetro. Cucitura dritta, vedete? Un centimetro e un centimetro su se stesso. Cuciamo, facciamo questo sia per le due parti corte che per una lunghezza. Sotto macchina. Allora, cucito l'orlo, ecco qui, lati corti e uno lungo. Adesso cosa facciamo? Mettiamo il dritto sul tavolo, quindi di fronte a noi abbiamo il rovescio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare 2 centimetri e mezzo. Quindi noi andremo adesso a prendere la misura 2 centimetri e mezzo e stiriamo. Dopodiché
a metà facciamo un punto dritto a macchina per tutta la lunghezza, esattamente a metà. Quindi sotto macchina. Allora abbiamo stirato, passato alla metà della lunghezza con un punto dritto. Adesso prendiamo il canavaccio, lo poggiamo sul tavolo con il dritto verso di noi e la parte lavoriamo sulla parte corta, quindi aspettate che mi metto a favore di camera. Quindi questa è la parte corta del nostro canavaccio. Andiamo a misurare la metà della nostra balza, che è esattamente questa. Ci mettiamo uno spillo e lo posizioniamo, io già l'avevo piegato, sulla metà. A una distanza di, a parte questo è secondo l'orlo del canavaccio, qui ha un orlo veramente piccolo, è di 7 mm, quindi io entro di 2,5 cm. Poi l'estremità le mettiamo sempre 2,5 cm. Allora, eccolo, 2,5 cm a filo bordo, fissiamo. Stessa cosa dall'altra parte, quindi sempre 2,5 cm. Questa è l'altezza. Sempre filo bordo e mettiamo uno spillo. Allora avremo questa larghezza da dividere in questo spazio e questa da quest'altra. Quindi andremo a fare delle piegoline. Così come capitano. Se non vi sentite sicure, potete anche con una penna cancellabile segnare 2,5 cm dal fine. Allora vado a fare questo lavoro e ci vediamo subito. Allora abbiamo preso con gli spilli, abbiamo fatto tutta la ricciatura. Adesso prendiamo, nel mio caso, io ho scelto questo nastrino basso di 1 cm e lo vado a cucire esattamente qui, lasciando un pochino sopra. E quindi vado a, intanto facciamo qua dritto, allora lo vado ad inserire dentro tra il canavaccio e il voilà. Quindi ne metto un pezzettino dentro, decidendo dove andarlo a cucire, quindi subito dopo l'orlo, e lo fisso con una pinzetta. Quindi vado a prendere più o meno la lunghezza, ne lascio un pochino di più e vado a tagliare in modo che mi posso muovere con più comodità. Quindi noi andremo adesso a cucire con un punto dritto sopra e sotto il nastrino di cotone e lo fissiamo. Quindi andremo a montare anche un filo in tinta sul rosso, in modo tale che anche sul retro non si vedano cuciture. Quindi andiamo a montare sia la spoletta che il filo sopra in tinta. Allora, se non vi sentite sicuri, potete fare
una passata a macchina e togliete tutti gli spilli, se no li togliete mano a mano che andate a cucire la fettuccia. Questo è secondo il vostro modo di poter cucire, anche l'esperienza che ognuno di noi ha. Quindi sotto macchina e facciamo questo lavoro. Allora, iniziamo, togliamo la mollettina, tanto lo fissiamo subito con il piedino. Mettiamoci dritti con il lavoro, ecco qua, quindi tengo fisso, abbasso l'ago, inizio a cucire e tolgo gli spilli man mano che vado a cucire. Una volta effettuata questa cucitura, tanto vedete? Ah, praticamente il piedino va a filo del tessuto fantasia, quindi non dovete impazzire. Mano a mano che andate a cucire, toglierete gli spilli. Allora, cucito, finito di cucire, faccio vedere. Allora, abbiamo cucito sia sopra che sotto, dietro. Di lato, vedete, viene perfetto, dietro pulito. Ecco qua. Quindi noi abbiamo diciamo un lavoro fatto veramente bene in questa maniera. Scusate la mano, ma avevo zoomato un po' per farvi vedere. Allora, la parte sotto noi l'abbiamo terminata. Adesso dobbiamo andare ad applicare sulla parte alta la nostra gallinella. Quindi, allora, questa è la metà. Fissiamo con uno spillo. Scusate, la giro verso di me un attimino. Dobbiamo andare a fare, diciamo, una ricciatura del nostro canavaccio. Diciamo che questa distanza a me piace. Questa certo la dovrete decidere voi. Non sto qui a darvi le misure perché farete ad occhio esattamente come sto facendo io. Ecco, chiudete, date un'occhiatina come vi sembra meglio. A me sembra che possa andare bene. Quindi chiudo e inizio a fissare con gli spilli. Questo mettiamolo verso l'esterno. Qui andremo facendo la ribattitura, andremo a diciamo a chiudere anche l'apertura che avevamo lasciato, eh? Quindi adesso noi che cosa andremo a fare? Andremo a cucire dalla coda, scendiamo le due parti insieme, scendiamo fino qui al becco. Facciamo questa cucitura a punto dritto, rimontiamo il filo bianco e facciamo la cucitura sotto macchina. Allora, fissato tutto con gli spilli, iniziamo a cucire a macchina. Partiamo da qui, sempre con un punto dritto. Andiamo piano piano a passare a macchina. Ecco qua. Siamo attenti. C'è da controllare anche la posizione
cucitura che manca. Andiamo a accompagnare un po' il tessuto perché sono tanti strati, eh. Specialmente qui dove c'è la coda, facciamo attenzione, alziamo. Allora io giro l'ago e ripasso sopra invece di fare avanti e indietro, perché qua il tessuto, diciamo, sono troppi strati. Allora abbiamo finito. Adesso vi faccio vedere. Eccoci qua, bello rifinito avanti e dietro, rifinito nella stessa identica maniera. Eccola qui la nostra gallinella con il nostro voilà nella parte bassa. Adesso andiamo a montare il cuoricino. Togliamo i fili e prepariamo il cuore da applicare. Allora, tagliato il cuore, adesso lo mettiamo. Allora, io decido per mio gusto personale di metterlo solo sul lato, senza fare come ho fatto con le presine, perché tanto il dritto, avendo il voilà davanti, anche qui noi metteremo il cuore, l'aletta, diciamo, davanti. Però potete anche scegliere di metterlo di là. Vi ho fatto vedere nell'altro tutorial come si fa, potete andare a dare un'occhiata. Allora, fissiamo con uno spillo il nostro cuore. Mettiamo le due che è meglio, va. E andremo a fare un punto a macchina tutto intorno. Qui potete scegliere o fare un punto decorativo oppure un punto a zigzag, scegliete voi. Care amiche, ecco qui. Allora, cucito il cuore, attaccato il bottone, il nostro canavaccio è pronto. Eccolo qua. È meraviglioso. Con le nostre presine incordinato, ecco qui, e il nostro set sta procedendo. Spero che questa mia idea vi sia piaciuta di organizzare tutto un set per la cucina col tema la gallina, ci fa anche rima. Allora, se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete il pollice in giù, l'importante è che date una vostra opinione, se leggo sarebbe meglio le vostre idee, comunque esponete sempre quello che pensate, a me rendete comunque felice. Io vi abbraccio tutte e al prossimo tutorial, ciao amiche!